Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora, amici, per l'occasione mi sono fatta le trecce. Non ne frega niente a nessuno, seconda parte del video, no, della seconda puntata. Ah sì sì. Vediamo chi tradisce chi. Almeno mo c'ho la forza e la consapevolezza di dire no, capito? Cristian, che conferme devi avere ancora? Spiegami. Lui vuole essere come San Tommaso. Sai, non ci crede finché non mette il naso. No, ma comunque posso dirti, fa bene Cristian, fa bene a vedere altro. Ludovica sembra essere concentrata più su se stessa. Ludovica è tranquilla. Ludovica fa la single. Ludovica non ha capito il gioco, che i single non ha capito il gioco. Se ci poteva mettere a disposizione tipo la spagua, chiesto alla redazione se poteva mettere a disposizione per loro una spa. Amo di trucco? Ma mettimelo tu. Andiamo. No, mo devi fare subito perché me ne devo subito. No, ma anche lei che dice amo ti trucco per uscire con un altro, lei fidanzata, l'amica. Ma non penso che la considerino un'uscita, spero. Amo, cioè, sono arrivata l'amica, sta per uscire con uno. La considerano un'uscita? Chiesto se tu puoi uscire con lui. Ah, ma proprio un'uscita. È un'esterna, come uomini e donne. Esistono proprio le esterne. Certo. E questa è un'esterna a tutti gli effetti. È un'esterna, sì. Sta uscendo con uno, ma lei è fidanzata. Questo se l'è dimenticato. Ma a me sconvolge questa cosa. Vabbè, ma perché l'ha fatto secondo te? Perché gli piace? Sicuro perché gli piace. Gli piace? Oppure qual è l'altra opzione? Oppure... Infatti è quello che vorrei... Capire. Okay, ma anche... che te ne frega di capirlo? Metti che lo capisci, no? Metti che lo capisci e lui ti viene dietro e tu per lui sei bella. E quindi dopo che l'hai capito? Sai cosa fa dopo che l'ha capito? Lei manda a fanculo Cristian e il tentatore manda a fanculo lei. 100%. Bellissimo. Ciao. Ci vediamo. Divertitevi, domani. Ci siamo. Come domani? Ma come ci vediamo domani? Non ho ma capito. Ma no, per modo di dire, non è vero. No, penso che no, tu non ti sconvolgeresti comunque. Che guarda che mare. No. Questo sarà sicuramente il video che poi metteranno al falò per lui, giusto? Per forza. Sì, questo. Massaggino. Vabbè, guarda, ti posso dire, questo è niente. Ali, tu sai qualcosa che io non so? Perché allora, io... a me capitano cose su Instagram, quindi io so. No, io non so niente, non mi spoiler. Io so, non Mirko. Non mi fare spoiler. E credimi. Non mi fare spoiler. Ti posso dire solo una cosa, ti prego. Qua in confronto è una suora di clausura, credimi. Giura? Che cazzo fa? Cioè, no. Che cazzo fa? Si era convinto a non chiedere il falò di confronto anticipato con Ludovica, ma dopo le immagini... Ha cambiato idea. Quindi ora vede le immagini di quello che è successo? No! Cristian, io ti voglio bene, però le Crocs nel 2024 anche no. No, però sono comode. Dai, Omi. Oddio. Ma per me già il fatto che abbia accettato è... È anche quello, non va bene, cioè, capisci? Dovresti già prescindere e rifiutarti. Bene. Quindi sei contento? Sì. A me non vale. Beh, io... Volevo dire una cosa, ma niente, no? Meglio che... È meglio che sto zitto. Non aspettavo né che tu lo chiedessi. Né in così poco tempo. Scusa. Sì, stai zitta, dai, meglio. Né che magari io avrei risposto subito. Sì. No, perché sei quello il fatto. No. Quanti beep che ci saranno in questa puntata. No, comunque, non so se avrei risposto subito sì, come per dire, magari dopo un po' ti avrei detto di sì. Guarda, faccio la cara della situazione. Boh. Ma meno male, almeno mi togli tutti i dubbi. Bravo, di più, Cristian. No? Ma perché c'è ancora dubbi? Non ma so come faccio ad avere dubbi su questa. Ma dove vabbè. Vive zio Cristian? Di sicuro vive 10 anni fa. Perché guarda che ciabatte che c'ha, dai. Stai simpatico. Un po' simpatico. Ora tu di. No, io lo devo. Pensa se stanno pisciando nell'acqua. Che schifo. Questa parte di te che mi è piaciuta, che ha fatto sì che io oggi. Ah, quindi ha puntato sulla simpatia. Ho capito, Andrea. Ho capito. Nel caso mi li trovo un lavoro a Madrid. Posso dire nel caso mi de... Mirko, non avevo visto cosa ha detto lei a lui. Sì, ma non è che ti parlo come se fossi un amico, capito? Ah, è proprio tra... Lei lo dice... proprio dicendo, io vantati, ti parlo... cioè... Cioè, io ti parlo come se fossi un mio potenziale fidanzato. Cioè, si fa pure il progetto, poi mi trovi un lavoro a Madrid. Cioè, lei sa già che andrà a vivere da lui. Se avesse le... Allora, se avesse la possibilità, andrebbe. Io non penso di poter mai instaurare un rapporto con l'amicizia. Ho detto tutto, senza dire niente ho detto tutto, perché certe cose non le posso dire. Momento di imbarazzo. Momento di imbarazzo, dovuto?
Penso che non sia mai successo nelle nostre reaction che non so reactare, non so cosa dire, non so cosa posso dire. Se non stavo magari in questa situazione, cioè non stavo qua, comunque a parlare. Sì. Cosa succede? A parte che non sareste mai voi due, cioè no, e tu lei ride sempre, no, però nel senso, allora Ludovica, tu sei simpatica, tutto quello che vuoi, però uno come lui, se non fosse in trasmissione, cioè non ti, no, non so se ho reso l'idea. Torniamo a fare mutismo. Questa roba addosso, cioè io non voglio che sei stata più sciata, sì, normale. Sta dicendo che senza telecamere se lo sarebbe bombato 100%. Serve a te una mano. Aspetta, mi sa che a te serve una mano. Allora qua ti posso dire, non riesco ad arrabbiarmi, sto provando cringe. Anche io. Non riesco a guardare. Infatti sto guardando, io sai cosa sto guardando? La parte del legnetto sotto. Del legnetto, del monitor. Ma non t'ha guardata. Non mi guardare, ed è lei vuole solo che lui la guardi in realtà. Ah, lettino dei massaggi. Ma io, cioè lui lo fa lei e lei lo fa lui, oppure arriva tipo... Ah pure, vabbè certo. Sto facendo fatica a fare anche io tantissimo. Questa puntata sto facendo molto fatica. Dicevi a questo punto ti facevo un massaggio random e io dentro. Lo facevi tu il massaggio là. Anche massaggiatrice la signora Ludovica. Poverino sto qua, lo vengono, cioè lo viene a prendere l'ambulanza tra un po' a Christian. Sì. Uh-huh. Sì. Pure la manina. Ma tu ti rendi conto che io non riesco neanche più a dire... Tu non stai più parlando. Quanto sia sbagliato quello che sta succedendo. Cioè, no, vabbè, ma era già sbagliato già solo la richiesta. Sì, ormai esatto. Ormai sono caduti in un tunnel talmente tanto sbagliato che è diventato... La normalità. Sì, è normale adesso, cioè nel senso ormai commentiamolo... Perché tanto continuare a dire, cioè, questo che lei... Raga, questo è tradimento. Vabbè, comunque. Ma è tradimento già il fatto di aver accettato. Comunque, sì, sì. Per evitare di dirlo ogni volta, noi ci stiamo limitando, esatto, a fare la reaction. Però sappiate che lo vorrei dire ad ogni interruzione. Cioè, lei è veramente indecente. Indecente, sì. Tu stai comunque facendo... Gli stai comunque facendo una cattiveria, perché tu lo sai che lui ti sta guardando. Tu lo sai che questo video andrà al falò. E lo stai e non te ne frega niente. Io non farei mai una cattiveria così, né a lei né a una ragazza con cui sto insieme da 2 mesi. Magari in cuor tuo lo sapevi già. Lo stai solo. No, l'ho scoperto 2 giorni fa. Tutte... No, Cristian, però posso dirti una cosa. Tu hai perdonato un tradimento, appunto, quindi tu lo sapevi già come. Tre volte. Quindi tu lo sapevi già com'era Ludovica, attenzione. Non sto scoprendo proprio niente adesso. Senti quanto stai tesa. Perché lui è fisioterapista, lo sapevi? Sì, sì, Guarda come scende, guarda come scende con le mani, Maroon. Non scenderà più giù di così, no? Dai, non è sceso, per fortuna non è sceso. Mi fanno ridere gli altri che lo guardano, come dire, che l'espressione. Ci sono vicino, fratello. Guarda, continuo a parlare con te solo perché sei fare passaggio. Faccio rilassare in generale. Bravo Andrea, bravo. Andrea, sei fantastico. Fai capire a Christian chi è a fianco. Poi queste traditrici, no? Come anche traditori, anche a parti invertite, no? Se io stessi, mi frequentassi con una che sta tradendo il suo ragazzo, io non sarei mai tranquillo, perché so che se lei lo ha fatto con il suo ragazzo, ma non probabilmente lo farà anche con me. Perciò lo sto qua, capito? Per continuare a essere sicuro di quello che ho fatto, no? No, più che altro se rimani lì, le fai fare la vacanza a lei con l'altro. No, cosa? Non ho capito, cosa hai detto? Ma non ho capito. Sto qua per continuare ad essere sicuro, ma tu non sei già sicuro? Cioè... Di quello che voglio fare mo. Ma cosa devi fare? Devi lasciarla, scusa, Sì, ma il reggiseno però me lo dovresti allacciare. Ora fa una battuta dicendo tipo, ma lo lascerei anche slacciato, sicuro. Meno male, grazie Andrea, ti sei salvato. Non mi sento in colpa di quello che ho fatto. Parla con Andrea, usci con Andrea, lo rifarei. Brava, vantati, signorina, brava. Dopo mi viene tipo il senso di, oddio, sono stronzo. Forse. Io direi forse, comunque, perché non ne sono molto sicuro. Perciò ti dico, a me mi fa pure paura il fatto che a me mi piace Andrea, capito? Voglio picchiare la testa contro il muro fortissimo, ripetutamente, più volte. Finché ti vedo trova i sensi, cranico. Cadere per terra e svegliarmi domani con la reaction già fatta da te.
paura tipo di questo legame, capito? Legame da parte tua, cioè mamma. Ma perché non lo capisci, porca? Se tornassi indietro io lo rifarei. Io sto bene a fare sta cosa, capito? Sta bene a fare l'infedele. Vantati. A fare l'infedele sta bene. Io sono contenta di questo, perciò a me mi spaventa la cosa. Sai perché ti spaventa, Ludovica? Te lo dico io, perché usciti da quel programma... Lui non la cagherà, ovviamente. Lui non ti cagherà mai. Esatto, e quindi mai. Tu dovrai fare i conti con Christian. Pazza idea di far l'amore con lui. Grazie, che mi ascolti. Ma perché cosa... Ma è ovvio che lo deve fare... Dai, non... Ludovica scrive sulla sabbia. Ti amo. Avrà scritto tipo... Io il pesce... Per Christian è arrivato il momento del falò. Vi anticipo già che vedrà un video. Cosa ridi? Cosa ridi? Deficiente, ridi. Mi fa spoiler. So che succederà il devasto. No, non è vero. Dopo aver fatto determinate cose io... Che cosa? Mi sveglio il giorno dopo e sto bene. Perché non devo continuare a stare bene? Perché fai schifo? Perché c'hai un fidanzato! Ma tu potresti tranquillamente stare bene, ma devi lasciare il tuo fidanzato. Se magari stamattina mi fossi svegliata, che c***o ne so, mille paranoie. Guarda, saresti una persona migliore se ti venissero i sensi di colpa, credimi. Però fondamentalmente io con me stessa e dentro di me sto bene. Tu stai bene, ma stai facendo stare male qualcun altro. Filippo, scusami, ma io non voglio andare oltre. Madonna, Filippo, stai pazzendo. No, devi vederlo, perché sicuramente succederà qualcosa di grave. E dice, no, deve fare audience. E infatti, secondo me, Filippo avrà detto qua no. E mo? Mi ha detto, ma cazzo. Guarda veramente. E ora sono guai amari. Voglio chiedere un falò di confronto immediato. Bravo Christian. Io l'ho perdonata varie volte e volevo veramente delle conferme. E le hai avute? Madonna, falò... Sto godendo io. Però posso dire una cosa. Secondo me il falò dovrebbe essere obbligatorio. Perché scusami, allora se tutti rifiutano il falò, io non ho ancora visto un falò di confronto. E lo vedi ora. Non mi devi fare spoiler, Cristo Santo. Io dico. Non è Cristo Santo, ma dico a loro nei commenti, Cristian Santo. Io dico a loro nei commenti di non fare spoiler e me lo fai tu. Scusa, io sono fidanzato. Sì, scema. A me mi perdono. No, non voglio spoiler. Basta, ok. Non voglio spoiler. Posso chiedervi di venire tutte quante qui? Oh, raga, sono agitato io. Nota come chi sta per avere il falò se ne rende conto che sta per avere il falò. Notalo. Se ne rende conto, sì. Che ha fatto schifo. Che ha fatto proprio schifo. Uno dei vostri fidanzati ha richiesto il falò di confronto. E lei è triste e non può più vedere Andrea. Secondo me è per quello che le dispiace. Che ridicolo. Che poi, vabbè, nel senso, non è obbligatorio, quindi basta che dica no. No, ma io sono curioso di vedere adesso cosa dice. Ludovica. Christian. Ludovica, sei stata nominata. Ha richiesto un falò di confronto anticipato. Ludovica, sei tu la... Stiamo per scoprire se Ludovica ha accettato il falò di confronto anticipato. Povero Cristiano. Dai, ti prego, accetta, voglio vedere che cosa dici. Se avrà accettato il falò, la vedrai arrivare da lì. Dai, no, perché ridi? Sono venuta a comunicare a Ludovica. Secondo me... dovrebbe accettare. Anche secondo me dovrebbe accettare comunque. Bravo Cristian, è grande, nessuno l'avrebbe mai detto. Spero che abbia capito che non è innamorata di me e non vuole stare con me. Ma questo l'abbiamo capito forse tutti tranne te, che... No, ma lui l'ha capito, Cristiano. Eccola, ecco. Ma ecco, aspetta, alla fine loro cosa devono fare? Decidere se uscire insieme o separati. Ma escono già dal programma? Sì. Quindi per loro è finito il programma? Sì, finisce qua. Nel momento in cui accetti finisce il programma. Ma sei seria? Non giuro. Possono tornare dentro la casa? No. Quindi lei è stata brava però perché... Bravissima. È stato un esempio proprio da seguire. E lei ha detto, boh, è finito. Sì, lei poteva dire, vabbè, dai, a questo punto continuo a giocare con Andrea. Che carino, hai detto giocare. So cosa avresti voluto dire. Ho un po' l'ansietta, Ludo. La Ludo. Stava guardando un video. Dopo 5 secondi l'ha stoppato. Quel video io l'ho qui con no, me. No, così non sì, sì. No, non ce la faccio. Proprio quello che penso. Non ce la faccio, ragazzi. Io boh. Non ce la faccio. No, ti prego, dimmi che non fanno. Ti piace questo ragazzo? Sì. Ma Jenny anche che problemi ha? Sì, no, infatti, io ti giuro, ho detto boh. Cioè, Jenny si lamenta del suo ragazzo che fa il troio e poi lei fa... Sì, esatto, lei sta favorisce... favorendo una situazione in cui... Boh, vabbè. Altro tanto che confermare tutto quello che penso...
Cioè, ma... Sì, fa la finta tonta. No, ma lei adesso sta attaccando lui. Cioè, cosa pensi? Cosa pensi? Ora mi sta venendo un nervoso a me. Cioè, capisci? Cos'è che pensi? Adesso fa la vittima, quella lì, tipo... La parte. Cioè, tu mi stai accusando di che cosa? Ma se ti serviva Temptation Island per dirmi qualcosa. Qua, cara... Cristian, mi sa che qua un po' ha ragione anche... Ha ragione lei, eh. Quasi quasi vengo a dormire qua. Basta. Come basta? Non eri così spavalda. Eri spavalda, perché adesso basta? Oh, ti vuoi stringere? Lo potevi vedere al falò questo video. No, perché ti dà perché fastidio vederlo. Ti vergogni, di quello che hai fatto. Si vergogna. Certo, perché io ti ho sempre dato la forza di fare le cose. Ma cosa sta succedendo? Ma in che senso? Ma cosa sta dicendo? Invece no, mi trovate con la sua mano. Te lo giuro, baratro. Io qua mi andrei a sotterrare sotto la sabbia per scavare la fossa da sola e mi butterei dentro. Nuda. No, la persona che conosci da 3 giorni, pensa tu. Bravo. Bravo, Cristian, bravo, cazzo. Ma tu mi devo girare? Sì. No, io non ce la faccio, sono imbarazzata. Ma io spero che lei si vergogni di se stessa. Secondo me si vergogna. Secondo me, cioè, mi auguro. A te farebbe piacere? Andarci a mangiare qualcosa fuori da qui. Sicuramente. Sicuramente. Dopo guarda. Vado a vedere su Instagram. Io vado già a vedere. Secondo me lui non la segue neanche. Cioè sarei ipocrita di no. Che senso? No, saresti una persona per bene. Dice. No, vabbè, ma hai dimostrato tutto il contrario, vabbè, quindi devi rimanere coerente. Esatto, cioè, esatto. Non è che poi. A parte che secondo me è un po' di piaccio. Lui se la ride perché sa già che. Io questa sera per te avevo un altro video. Dammi la mano. Teniamoci forte. Perché non stavi guardando? Lo stavo guardando perché... Mi vergogno, perché no, faccio schifo. Perché prima hai detto che non ti pentivi e che ti faceva stare bene. Perché non guardi se ti fa stare bene? Perché lo conosco. Paracuno. Ma che vuol dire perché lo conosco? Aspetta. Ma perché non vuole dire, non vuole parlare male di sé. Aspetta, vediamo. So come si sente in questo momento, riascoltandomi pure io. Sentiamo, riascoltando pure tu. Amplificherei questo dolore. Lei pensa... Di fargli del male se si mettono lì a guardare il video. Però tu dal momento che l'hai fatto gli hai fatto del male, esatto, perché tanto lui esatto. Cioè, l'avrebbe visto comunque. Ah, lo voglio vedere, Filippo. Bravo, wow. Cristian, bravo. Guarda tutto fino alla fine. Tanto sa che sono gli ultimi momenti. Cerca di tirarla per le lunghe. No, sai cosa? Christian. A questo punto fa bene a vedere tutto. Fa sì, bene sì, a vedere quanto ha fatto schifo, bravo. E la deve far vedere a tutta Italia. Che schifo, con quell'Aikos che puzza di culo. Una persona che si fa mettere mano addosso da uno sconosciuto. Ma da fidanzata, perché farlo da single io non ci vedo assolutamente nulla di male. Pensa che io farei fatica anche da single subito. Sì, esatto. Pensa a te. Però posso. Però da fidanzati è totalmente sbagliato. Pensavo non ci fosse un limite alla delusione. Bravo, Cristian, bravo. Sono delusa io. Sono deluso io. Sono delusa io che non sono la sua fidanzata. Non so immaginare te. La doccia. Perché lei la doccia non la sa fare da sola. Deve andare con lui a farla. I muri. No, ma non si chiuderanno dentro, vero? Tu sai qualcosa e ora me lo dirai. Non si chiuderanno dentro, vero? Guarda. Dai, veramente. No, no, le telecamere devono esserci. È scomatto se non si vedono le telecamere. Calda però, No, calda. Dov'è? Calda. La calda è a sinistra, non serve. Sì. Io. Che schifo. Ora lei dice, ma eravamo vestiti. Mi viene da piangere per lui, te lo giuro. Sai che mi sento sì, male sì, per lui. Sì, sì, comunque ti tremano le gambe, inizia a venirti. Sai che mi sudano. Guarda, toccami sì, le mani. Sì, sì, inizia a venirti l'ansia e la delusione, ti viene mal di pancia. Non... Ma poi davanti a tutta Italia. Che schifo, come non ti vergogno. Mamma mia, che schifo. Cioè, non solo dovrebbe vergognarsi e sotterrarsi, ma fa pure quella come per dire che il problema è lui. Se fossero stati vestiti non avrebbe aperto la porta in quel modo. Io non lo so, spero solo siano in costume, te lo giuro, lo spero. No, perché non avrebbe aperto la porta così. L'avrebbe aperta tutta. Io so quello che è successo. Schifo, non mi interessa. Cos'è successo? Ridicola, cos'è successo? Madonna. Che direbbe cara. Non è successo niente. Ma va. Ma stai zitta. Che ridicola, cioè... Tu non ti rendi conto di quanto ti amavo. Lei non ci crede. Ma come fa ad arrabbiarsi? Non ho fatto niente di male. Ma le hai viste le altre ragazze che stanno qua?
che si lamentano tutti dei propri ragazzi. Bravo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravo. Tu di me non ti dovresti... Che cosa c'entra? Come che cosa c'entra? Guarda le altre ragazze che cosa c'hanno e guarda che cosa hai tu, che hai un ragazzo che ti ama loro, e che ti vuole bene. Esatto. E guarda come ti sei comportata, come che cosa c'entra? Io non mi devo paragonare a nessuno perché io so chi sono. Anche noi lo sappiamo chi sei. Tutta Italia sa chi sei, non ti preoccupare. Esatto. Non ho fatto niente. Se per lei questo è niente. No, perché non deve passare di me una cosa che non è. Non deve passare di lei una cosa che non è. No, ho passato proprio il messaggio giusto, tranquilla, non l'ha fatto passare lui. L'hai fatto passare tu il messaggio. Cioè, pazzesco, va in sauna con uno, si fa fare i massaggi. Ci mancava solo veramente che... Si mette nuda accanto a lui, si chiude in doccia e non è successo niente. Grande. Perché tu che ci stavi a fare insieme a me se io non sono il tuo tipo di ragazzo ideale? Bravo, bravo. Bravissimo. E preferisci un ragazzo moro con la barba, pelle scura? La domanda è proprio lecita e giusta. Che cosa ci stai a fare con me? Stare dentro il bagno con una persona? Non ho fatto niente. Allora perché ti chiudi se non hai fatto niente? Perché ti sei chiusa? Stare in un bagno in con una persona senza telecamere. Bravo. Bravo. Esatto, senza telecamere. Quello è il fatto, perché se fossero stati fuori... Ieri il massaggio, oggi ti insapono. Stai tranquilla, non hai fatto un cazzo. Sta piangendo lei, ovviamente, perché... Perché piange? Se non hai fatto niente. Se dice che non ha fatto niente. Apre l'acqua per eludere i microfoni. Madonna. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Sta scritto. Apre l'acqua per eludere i microfoni. Ma chi te l'ha detto? Sta scritto. Cioè, ti sei venuto... Mamma mia, che vergogna. Per te la sto provando. Che poi si sono appena fatti la doccia, perché aprono l'acqua, scusa? Ah, allora vedi che se ne rende conto. È grave, è gravissimo questa cosa, però non ha fatto niente, Ma lui non ha niente addosso. Quell'altro di là, quando vede sta roba, lo sai che muore. Amica, perlomeno un intelligente, cioè... È entrata, ma dice non ho fatto niente. Faccio la doccia, guardi come se me la stessi facendo con te. Mamma mia, Hollywood, sì, raga. Lei dovrebbero prenderla per qualche serie TV. Si sente in colpa del fatto che sta bene qui con me? Ma scusami, ma aveva detto che non si sentiva in colpa. Non mi devi più cercare dopo queste cose come fai sempre, che dopo ti pendi e torni da me. Tanto tornerà. Ti ha fatto felice. No, ma Jenny, ma sei un imbarazzo totale. Tu le subisci queste cose, quindi dovresti essere sensibile sull'argomento. Perché sei tornata con me 3 mesi fa? Ah, ma quindi è stato tradito solo 3 mesi fa? Ah, ma allora è fresca fresca. Io pensavo tipo anni fa. Ti starà bene, sì o no? Aspetta di me. Ok, buonanotte. Lui non avrebbe mai la pazienza da fuori. Guarda che pure lo chiama. Sei scemo, che sei scemo. Cagnolina piccola, è tornata indietro. Ma perché tu sei così? Cioè... Io vorrei essere come Ludovico, cioè io ti tradisco, poi vengo da te. Se tu mi dici qualcosa, io do la colpa a te. Meraviglioso. Pazzesco. Ma è geniale. Sì. Io speravo servisse anche per te stesso. Quindi lei l'ha fatto... Quindi ha fatto un... L'ha fatto per lui. L'ha fatto per lui. Di farla... Tu per me non provi niente, non c'è proprio nessun tipo di rispetto. Tanto per non me. Si può parlare, quindi. Non si può parlare con lui. Lui è veramente un irrispettoso cafone maleducato. Io mi chiedo una cosa: secondo te Ludovica avrà chiesto alla redazione? Vi prego, non mettetela quella parte. No, perché secondo me firmi un contratto quando entri lì dentro, E ho anche detto non fino ti a conosco stamattina. Per niente, non ti conosco. Vedi? Vedi, non puoi parlare. Tanto non devi parlare tu, devo parlare io, perché io l'ho chiesto io il fallo, non l'hai chiesto tu. Giusto, bravo Christian. Ti mi hai deluso sotto tutti i punti di vista. Vabbè, ma una che ti tradisce tre volte, come fa davvero? Vorrei capire che stima hai nei confronti, dai. Sì. Io ti ho perdonato per 2 volte. L'amore che provo per te. Ti ho tradito? Però... Sì, l'ha fatto. Sì. Tradimento è anche uscire da sola con uno e andare nella sauna. Sì, l'ho capito, io l'ho capito. Certo, ma mi sa che per lei non è... Per lei no. Io sì, mi hai tradito, come non mi... Anche un'altra volta. Siamo a 3 ora. Quindi. Ah, ma erano 2. No, allora è bravissima. Io già pensavo 4. Ma non aveva detto 4? Perché poi io fondamentalmente per come sono... Come sono? Mi sono sentita a volte sbagliata. Hai detto che stavi bene. Hai detto che non ti sentivi in colpa. Rispetto alle altre ragazze, sono più...
Scusami. Basta, io voglio finire il falò, per favore. Non vuole essere smerdato ulteriormente. Sì, sì, ha preso già troppe palate. Decidi di tornare a casa solo? Ovviamente con solo. Con la tua fidanzata. Bravo, Christian! Non mi venire a cercare mo che torniamo giù a casa. Vabbè, verrà ovviamente. Le nostre strade si dividono qua, eh. Si potevano dividere con un chiarimento. Ma vaffanculo, va! Ma scusami, ma che chiarimento devi avere? L'hai tradito pubblicamente. Non mi interessa, no? Forse la sarai tu, ma non è più un mio problema, sinceramente. È stata lasciata e adesso non vedrà neanche più Andrea. Lei è tranquilla perché tanto sa che torna da lui e lui la accetta. Con Vittoria le problematiche più grandi sono di natura caratteriale. Tutti gli stessi problemi. Tutti hanno, gli stessi problemi hanno, sì, sì, sì. Quella sera che tu non ci sei, perché comunque non va a genio nessuno dei miei amici e viceversa. No! Ma dai, ma non sono cose da dire, ma dai. Che... Cioè, se io devo uscire con te e con i miei amici, questi mi dicono, guarda che se c'è lei non veniamo. È che è un mostro sta ragazza, poverina. Ma comunque io mi incazzerei se Mirko non mi difendesse con i suoi amici. A me darebbe fastidio. Le mie amiche non si sono mai permesse di dire mezza parola su Mirko perché me le mangio. No, ma più che altro se i miei amici dicono se c'è Alice non usciamo, io dico vaffanculo. Cioè, i suoi problemi sono di serie A e i miei sono sempre di serie B. Ma vaffanculo, va. Al momento non so se sono innamorato perché... Vabbè, ma guarda, raga... Vabbè, allora, si era capito, io dai. Io capisco una cosa. Che senso ha la frase "non so se sono innamorato"? Già, se non lo sai. Cioè, provate proprio a pensare a quanto è illogica questa frase. E dire... Se io dico "io non so se amo una persona", fa ridere. Ma tu non la ami, perché scusami, come fai a non sapere se ami una persona? Ma per lei... È già arrivato il momento di sedersi al falò. No. Vedrà un altro video di Alex. Vediamo cosa ha fatto questo. Mamma mia, quanti falò. Te mi trovo bene con una persona, mi trovo bene mentalmente con una connessione. Vi prego, basta con sta cosa delle connessioni. Basta, vi prego. Fastweb, connessione fast. Ma che cazzo? Fastweb, Iliad. Basta con sta cosa delle connessioni. Cambiate questa moda. Non mi piace, non mi piace. Perché una volta magari ero più fisico. Finisce di dire cazzate, perché se arriva una figa con cui non hai connessione ci stai comunque, sì, quindi basta. Porco! Ma no, ma chiunque, da single intendo. Sì, sì. Non è che alla tipo immagini, tipo io da single, c'è una figona che ci prova con me, e vado dal mio amico il giorno dopo e mi chiede cos'è successo? No, niente, bro. Non c'era connections. Raga, la cosa delle connessioni solo se siete dei decoder. Cosa, perché siamo giovani, l'impatto deve piacere una. Poi se c'è connessione, poi... Se c'è fastweb! Solo se c'è il 5G, Quella connessione mentale lì, anziché 100 arriva piano piano a 70. Anziché 100 mega, 70 mega. Ma perché la fibra visto rame. Devi metterti la fibra FTTH, però. Con lei sono me stesso, con una perfetta sconosciuta, con la mia, non sì, lo so. Sì, anche questo già l'hai visto, risentito, dai. Per questo che si sente libero a parlare con questa ragazza, perché proprio perché non la conosce. Esatto. Io che appena conosci una persona vedi solo... Ah wow, la bella ragazza che sì. Esatto, è quello che ho detto io prima. È ovvio, tu conosci uno, è ovvio che c'è sintonia. Lo conosci da due giorni. Voglio vedere dopo 7 mesi di convivenza se c'è la stessa sintonia. Esatto. Cioè raga, ma sempre le stesse cose dobbiamo dire. No, bellissimo. Bellissimo qua. È un'esterna. Ma questo si è fatto l'esterna con una? Sì. La risposta di Filippo è stata epica. Sì. Lui non mi sta rassicurando facendo così. Lui è tipo come Ludovica. Madonna. L'ha fatto anche con me uguale. Ricicla le stesse cose, grande. Ma è sempre lei, sì? Ludovica, ma tu non parlare. No, infatti Ludovica tu non devi chiedere niente, devi stare zitta. Tu devi solo stare lì dietro in un angolino e giocare con la sabbia. Dai, la mano un po' più giù. Dici? No, vabbè, non lo so. Che schifo. Confermo, che schifo. Confermo. Okay. Ma io ho sempre pensato che lui mi amasse. Evidentemente lo ami solo tu, comunque. Lei è quella che prima aveva detto a Ludovica, guarda che dall'altra parte stai a fare male qualcuno. Lo so, infatti, per quello ti sto dicendo. È una sensibile. Sensibile. Poverina. No, Anna, mi fa pena. Ecco, botto. Io in questi casi le auguro di tradire il fidanzato. Cioè, sì, le sì, sta anch'io. Proprio bene. Anch'io. Gli sta bene se lo fa, lo spero tantissimo. Anch'io. Perché non posso piacere a qualcuno tanto quanto lui piace a me. Ma no. No, ma che favolosa, ma... Guarda, io sono sempre contro il tradimento, ma ci sono delle eccezioni. No, qua... E questa è una di quelle. No, qua...
lo so che non va, che non ma piace, no, ma non è vero, è la persona sbagliata a fianco, non è niente che non va, tu farei di tutto per renderlo felice. Ora non devi più fare niente. Non va bene essere presente per la persona che ami, che non ti dà tanto quanto dai tu, questo non brava, va bene. Brava Gaia. Ma non è facile. No, lo so. Non è facile. Dimmi. Quello che voglio io da te. Vabbè ragazzi, dopo questo duetto bellissimo, siamo stati bravi, eh. Scusate se siamo arrivati dopo un mese e mezzo. Meglio tardi che mai, come dice un vecchio filosofo. Se questa puntata vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ci vediamo come sempre in prossimo video. Ciao. No, non si è capito niente. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate, la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.